La mostra di Pattusi e Fronteddu, che abbiamo inaugurato oggi, rappresenta il primo evento di una serie di eventi programmati per il 2014 nel Muraz di San Mugheo. E stiamo continuando, così come abbiamo fatto nel 2012 e nel 2013, in quell'attività di rilancio e di rinnovamento del Museo dell'Arte Tessile di San Mugheo, volto a creare tutta quella un contenitore all'interno del museo di eventi culturali che siano l'espressione non solo di dell'artigianato tessile del nostro paese, della Sardegna, ma anche di tutto il panorama culturale e artistico della Sardegna. Pur con quelli che sono i nostri mezzi. Sappiamo benissimo che il Muraz, pur essendo un museo unico regionale, ha a disposizione un budget molto limitato, budget che abbiamo a disposizione dato soltanto da quelle che sono le risorse regionali, sempre più risicate in questi anni. Ma il comune, l'amministrazione comunale di San Mugheo intende scommettere ancora su questo museo e penso che i risultati che abbiamo avuto finora nel 2013 sono stati abbastanza lusinghieri. Il programma del 2014 è ancora più ricco e penso che ci darà delle risposte ancora più positive. Questo qui di riguardo verso l'arte contemporanea. Perché riteniamo che qualsiasi spazio, qualsiasi contenitore ci sia in Sardegna che possa ospitare, che possa dare voce ai nostri artisti, alla nostra cultura, sia utile poterlo utilizzare. E il museo di San Mugheo si presta, pur essendo è stato considerato fino ad ora un museo periferico, perché si trova in un paesino del centro della Sardegna, diciamo un po' sperduto, fuori da quelle che sono le principali vie di comunicazione. Ma abbiamo visto che ospitare questo tipo di eventi, ospitare culture di artisti di un certo livello, poi dà delle risposte, attira numerosi appassionati, si sta creando un movimento di persone che periodicamente, ogni volta che noi creiamo un evento, vengono a visitare il nostro museo. Quanto dura la mostra? La mostra di Pattusi e Fronteddu dura un mese e continua ad essere ospitata anche la mostra di Chiara Samugheo, delle fotografie dedicate alla Sardegna, e vi è anche l'esposizione permanente dell'arte tessile sarda. E quindi sarà aperto anche per il 23 di febbraio, giorno in cui ci sarà Maimone, il carnevale tipico sardo che quest'anno vogliamo fare in forma un po' più ampia. Abbiamo all'organizzazione dell'associazione Mamuzones di Samugheo, si è affiancato quest'anno anche il comune che ha voluto ampliare quello che è il programma di Maimone. Quindi non ci sarà soltanto la sfilata il pomeriggio delle maschere, quest'anno penso che ci siano anche un buon numero di maschere, tutta la Sardegna dovrebbero essere oltre 10 maschere, oltre quelle che sono poi le maschere estemporanee dei samoghesi. E la mattina, il giorno prima, ci saranno tutta una serie di eventi dedicati all'agroalimentare, alla promozione dei nostri prodotti, alla presentazione del marchio DECO, cioè denominazione comunale del pane e della carne di Samugheo, e tutta una serie di iniziative legate appunto all'ospitalità, all'enogastronomia, nonché anche in collaborazione sempre anche con la ORE e con l'Università di Sassari, dei laboratori di educazione ambientale dedicati ai bambini delle scuole, degli assaggi guidati del pane, quindi una sorta di degustazione guidata, di degustazione, scusa, sensoriale. Dei vari pani, non solo dei pani di Samugheo, ma dei pani di tutta la Sardegna, e tutta una serie di altri eventi che penso meritino di essere visitati. Grazie, gentilissimo.